E ciao a tutti, in questo breve tutorial vi faccio vedere come importare le immagini di Google Earth Studio e quindi creare un'animazione in Pinnacle Studio 22 Ultimate o comunque altre versioni di Pinnacle Studio, e questo sistema può servire anche per i timelapse. Per fare questa prova ho creato questa piccola animazione con l'Italia da nord fino al sud. Adesso la vado a renderizzare in 1920x1080, quindi in full HD. Eccola qua. Ora il programma sta eseguendo il rendering e ora vado a salvare la mia cartella in hard disk. Usciamo da Google Studio, entriamo in Pinnacle e andiamo a creare una cartella, ad esempio la chiamiamo Italia come quella che abbiamo fatto, e qua andiamo a importare i file. La nostra cartella è zippata, quindi bisogna innanzitutto estrarre il contenuto e poi possiamo aprire questa cartella con i file, fare CTRL A e li trasferiamo di qua. Ora qua ci troviamo tutti i JPEG che rappresentano i frame della nostra animazione dell'Italia. Però se trasportiamo così i frame succede che hanno una durata di 3 secondi l'uno, per cui la nostra Italia starà ferma. Bisogna prima dire a Pinnacle che ogni immagine dura un frame, quindi ci portiamo su configura, pannello di controllo, e abbiamo impostazioni di progetto. In questo troviamo una voce durata predefinita immagini ferme e abbiamo la durata in secondi, quindi qua avevamo 3 secondi. Cambiamo un numero in 0001 che sta a indicare un frame. Invio e ok. Adesso se tiriamo non vediamo niente perché abbiamo un frame sulla linea di montaggio. Dobbiamo prendere tutte le nostre immagini, sempre con CTRL A andiamo a selezionare tutto e trasciniamo sulla traccia di montaggio. E ecco qua le vostre foto costituite da un frame ciascuna. Se avete problemi impostando un frame perché non ve lo porta in timeline, potete impostare una durata più alta. Ad esempio, faccio un esempio per farvi vedere la differenza: 20 frame. Vado a importare, ovviamente otterrò un oggetto molto più grande perché adesso ogni foto dura 20 frame. Infatti se vado vedete che va molto a scatti perché tiene la durata di quella appunto fotografia, la tiene più a tempo. Allora vado a sottolineare e vado a cliccare tasto destro e vado a cliccare regola durata e qui vado a scrivere 0,1, ok, e vediamo immediatamente se viene ridimensionato il tutto. Infatti vedete che adesso si è ridimensionato, così siamo sicuri che ognuno vale un frame e se appunto avete problemi importandole che non ve le inserisce in timeline. Adesso premendo play avremo la nostra animazione che sembrerà ancora un po' scattosa, ma perché il programma sta passando da un frame all'altro, quindi ha una certa difficoltà. Andiamo in timeline e impostiamo i come input, andiamo alla fine e impostiamo o come output. Adesso andiamo su esporta e praticamente andiamo a salvare questo filmato. Come impostazioni e mettiamo la risoluzione che avevamo, 1920x1080. Possiamo lasciare progressivo e 25 frame e poi appunto scegliamo dove andrà a finire. Io vado sulla cartella video e render e scrivo Italia renderizzato, salva e avvio l'esportazione. Attendo la mia esportazione. Una volta finito potrò anche vederlo, ma io per il momento voglio tornare su Monta e farvi vedere. Adesso vado dentro quella cartella
ho importato il file renderizzato, lo porto in timeline per farvi vedere la differenza. Ora il file è fluido. Perché fare questo? Innanzitutto perché se lo devo spostare ho una clip sola, mentre qua dovrei spostare tutte queste clip che posso, come ho fatto adesso per sbaglio, invertire. E poi altra cosa, perché se io adesso qua volessi andare a inserire un effetto sulla mia clip, potrei farlo tranquillamente su tutta la clip. Sono andato a inserire un effetto di vignettatura, un faro diciamo, ecco, e infatti possiamo vedere che l'ho tranquillamente applicato a tutta la clip. Vado a inserire un ulteriore effetto specchi e così ho questa animazione molto particolare dell'Italia. Avete visto che appunto da qua si sposta così, con questi pannelli specchio che riproducono e danno un senso 3D. Vado a esportare il mio filmato finito, lascio le stesse caratteristiche di prima e infine posso vedere sul lettore la mia animazione molto particolare. Bene, un tutorial molto semplice. Adesso qua gli effetti che ho applicato li ho applicati a caso, insomma potete fare quello che desiderate, applicare lens flare, colorazioni, oppure utilizzare i timelapse, cioè l'animazione del vostro Google Studio, come più desiderate. Io vi ringrazio e vi rimando al prossimo tutorial. Mi raccomando, mettete un bel like e iscrivetevi al canale se non siete iscritti. Ciao!